ANSA Voice. Non solo vi ha condotti a Roma, via Monte Napoleone a Milano o altri luoghi celebri di acquisti, lo shopping di moda per l'outfit si sposta in ferramenta. Ne parliamo per l'appuntamento ANSA Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di ANSA Lifestyle. Alla moda sportiva informale che tutti siamo abituati a portare e indossare anche in occasioni inconsuete si aggiunge ora un nuovo filone, una moda tecnica da operai specializzati. Ecco così che negozi da sempre riservati ad una platea di lavoratori del settore edilizio, manuale, tecnico, artigiani come i Ferramenta oggi si stanno trasformando in vere e proprie boutique dove la prestazione e la comodità dell'abbigliamento si vanno a conciliare con un gusto estetico, fashion e mainstream. Del resto non è affatto consueto già oggi, se ci facciamo caso, vedere scarpe da trekking tecniche in città, ad esempio ai piedi di studenti e impiegati. Un acquisto su 5 di abbigliamento tecnico non è più legato a necessità lavorative. Tra questi il 28% è effettuato da lavoratori che per abitudine e comodità scelgono di indossarlo anche nel tempo libero, mentre il restante 70% lo fa per una scelta proprio di gusto estetico per utilizzi più svariati. È una tendenza che vede protagonista gli uomini, ma anche le donne, che rappresentano ormai il 15% degli acquirenti per utilizzi extra lavorativi. È quanto emerge da un'indagine che è stata condotta su oltre 300 punti vendita da una catena di distributori di Ferramenta in Italia in occasione del SIFER, che è la manifestazione fieristica del settore che si è tenuta alla Mostra d'Oltremare di Napoli pochi giorni fa. Un boom, quello della ricerca dell'abbigliamento in Ferramenta nell'ultimo anno, che molto deve alla contaminazione che da sempre contraddistingue il mondo della moda, che proprio sulle passerelle primavera estate 2024 ha consacrato il workwear. Cargo pants, dettagli di antinfortunistica, ma anche grembiuli da artigiani e gilet da fotografo pieni di tasche. Chi non ricorda Mahmood durante una delle serate dello scorso Festival di Sanremo. Il tutto supportato su materiali tecnici o jeans rinforzati, nylon, per Fendi, Armani, Prada, giusto per citare qualche nome, è stata la vita di tutti i giorni e il mondo dei lavoratori a influenzare e ispirare le nuove collezioni. Ci sono addirittura delle edizioni limitate di scarpe, questo scarpe tecniche che sono un'antinfortunistica che però ha un aspetto fashion importante, che addirittura appunto vengono prenotate nei Ferramenta. È una tendenza che si svilupperà, dicono gli esperti del settore, sempre di più, proprio perché la moda comoda è diventata il nostro nuovo mantra fashion.